Le ricerche non si fermino, è questo l'appello delle figlie di Vincenzo Bono, il 60enne saccense disperso dello scorso 25 novembre, la cui auto è stata travolta dal nubifragio e ritrovata tutta accartocciata nell'alveo del torrente Bagni. Di Vincenzo però nessuna traccia, le ricerche inizialmente assai intense naturalmente hanno subito un ridimensionamento e adesso continuano in una zona più a monte di Muciare, dove originariamente si pensava che il corpo potesse essere finito. In un'intervista rilasciata alla collega Giovanna Venezia del sito risoluto.it, Vital Babbono si appella ancora una volta a chi quel giorno ha visto suo padre prima che questi scomparisse. Noi lo chiediamo da un mese e continuiamo. Qualsiasi filmino che possa essere più o meno importante per chi ce l'ha, insomma, per noi è fondamentale. Abbiamo bisogno di ricostruire tutto quello che ha fatto mio padre quella mattina, abbiamo bisogno di capire, da dove abbia preso, quale strada abbia scelto e sicuramente gente che abita qui vicino nei paraggi ha dei filmati che possono aiutarci a capire se lui da qua in realtà c'è passato. Tra l'altro abbiamo anche un grande gruccio che è quello di una signora che è andata a testimoniare dicendo che ha sentito un'altra signora gridare dicendo Gesù, la macchina è caduta nel fosso. Noi ci auguriamo che questa signora prima o poi ci ascolti e che ci aiuti perché sarebbe una cosa importante sapere da dove è caduta la macchina. Potrebbe non essere quella, è relativo, perché quel giorno, insomma, non ci sono state altre macchine scomparse, per cui sicuramente è quella. Se la signora l'ha vista, noi la preghiamo veramente di farsi sentire con noi o con le forze dell'ordine, insomma, con chi di competenza per capire, insomma, se veramente era quella la macchina. Il tempo passa e le speranze, insomma, di ritrovarlo, diciamo che sono sempre un po' più limitate. Però abbiamo una grande speranza che è quella appunto di ritrovarlo e di avere un punto di riferimento in cui, tra virgolette, per quanto possa essere doloroso, andarlo a trovare. Adesso i soccorsi, le ricerche si sono spostate in questa zona diversa rispetto alla contrada Muciare. Voi pensate che effettivamente da questo punto suo padre possa essere stato preso dalle acque? Noi l'abbiamo sempre pensato, abbiamo sempre avuto questa sensazione, poi comunque dalle varie testimonianze e varie cose che ci sono state dette, la cosa insomma ha preso più valore. Noi pensiamo che sia caduto da qua, tra l'altro proprio lì all'inizio della strada mancano insomma 3 metri di strada circa ed è un punto in cui è scesa acqua da tutti i lati, sia da destra che da sinistra, insomma, e poi hanno formato un fiume che va poi alla fine a confluire lì. Per noi è lì e speriamo appunto che le ricerche si rinforzino lì, per quanto sappiamo che comunque è difficile e pericoloso, ci aspettiamo e speriamo che cerchino perché insomma noi siamo disperati.